Assessore Ciambetti, a che punto è la discussione sulle riforme in conferenza Stato-Regioni? Beh, noi stiamo proponendo delle modifiche migliorative dal nostro punto di vista al testo del governo, soprattutto cercando di fare chiarezza sulle competenze, quindi evitare che ci siano conflitti istituzionali che poi bloccano dal punto di vista appunto operativo la funzione pubblica. Stiamo anche chiarendo che una rappresentatività territoriale va data in maniera chiara alle regioni che hanno appunto anche differenti numeri di abitanti, quindi riuscire a fare veramente una proporzione rappresentativa di un territorio, come deve esserci un equilibrio fra la presenza dei sindaci e i rappresentanti delle assemblee legislative, perché sicuramente i sindaci hanno una funzione particolare sul territorio, ma chi viene eletto in un ambito regionale rappresenta tutto il territorio di quella regione, quindi stiamo cercando dei correttivi che facciano effettivamente rendere equilibrata la composizione del Senato delle regioni e autonomie locali, cioè noi vorremmo anche cambiare il nome della legge che adesso parla di assemblee e autonomie e chiamarlo Senato delle regioni e autonomie locali. Con quali competenze? Competenze di verifica e controllo della legislazione che riguarda appunto le autonomie locali, riuscire anche a far sì che le leggi della Camera abbiano un percorso ben definito e quelle che riguardano invece le autonomie locali, le regioni, le competenze delle regioni siano vagliate e passate attraverso questo Senato delle regioni. Ne approfitto anche per chiedergli a che punto è in Consiglio regionale il processo per il referendum per l'indipendenza del Veneto. La mattina di martedì 1 aprile ci sarà un passaggio in commissione, penso sia quello definitivo che poi lancerà in aula appunto il percorso referendario. È un modo, un metodo per dare voce ai cittadini del Veneto che possano indicare il percorso, il futuro della propria regione. Quindi un passaggio referendario che coinvolga tutti i cittadini del Veneto. C'è un coinvolgimento di più forze politiche su questo tema? La cosa è abbastanza trasversale, la cosa sta raccogliendo anche interesse da chi inizialmente non l'aveva. Io mi auguro che la maggioranza, cioè i 31 voti in Consiglio regionale, ci sarà per riuscire a indire questo referendum e a dare la parola ai cittadini del Veneto.